Bella ragazzi, qui Axwell, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo qui ritornati su Grand Theft Auto Online in compagnia del nostro omino, come sempre, sulla poltroncina. Perché signori, oggi andremo ad acquistare un nuovo veicolo aggiunto da Rockstar Games proprio oggi. E il veicolo che andremo ad acquistare oggi sinceramente è molto ma molto interessante, poiché stiamo parlando della Ubermatch Reinhardt, il cuore della pioggia, signori. Al prezzo di 1.598.000 dollari, non proprio economica, però il veicolo sembra promettere davvero bene. Quindi, come sempre, prima di andarlo ad acquistare, leggiamo la descrizione del veicolo. Sei troppo figo per guidare un SUV. È una berlina? Tanto vale farsi tatuare pratico ed economico sulle palle. No. A te interessano le prestazioni. Tu sei un dirigente. Tu sei una famiglia di 4 persone e non passa giorno che tu non lo rimpianca con tutto te stesso. Tu guidi già una Reinhardt. È solo che ancora non lo sai. Molto criptica, devo dire, la descrizione, ma va bene così. Noi ce la facciamo mandare nera esattamente come qui in copertina, che tra l'altro devo dire è molto interessante. Cioè, nera è veramente molto figa. Ce la facciamo mandare al garage dell'agenzia. È possibile? Mamma mia, signori, tecnologia, tecnologia. Rockstar, per favore, puoi fare un garage da 20 milioni di posti, che così non devo stare ad impazzire io? No, chiedo, per un futuro DLC, sai com'è. Tanto ormai di sempre è vicino. Ma signori, io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale, per farmi capire che questo genere di video vi piacciono, quindi lasciate assolutissimamente sto like. Ma come sempre vi invito anche ad iscrivervi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Fatelo, perché più del 60% di voi guarda i miei video senza iscriversi al canale. E questo è un grosso errore che state commettendo, perché dovete iscrivervi adesso. Fidatevi di me, non ve ne pentirete. Ed inoltre fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già acquistato una Reinhardt o cosa ne pensate di questa magnifica Reinhardt. Se avete voglia, seguitemi su TikTok, che ho aperto anche lì il profilo. E pubblicità. Sei stanco di essere povero su GT Online? Bene, allora contattami su Instagram per un'aggiunta di denaro. Link qua sotto nella descrizione. Ed eccola qui la nostra magnifica Ubermatch Reinhardt. Allora, cosa dire del veicolo? Interessante sicuramente, sia a livello prestazionale che a livello estetico. A me non dispiace affatto e sono veramente molto ma molto curioso di vedere come risulta dopo le eventuali modifiche. Intanto lei si ispira alla controparte reale BMW M5 Touring, e pensate un po', nella sua variante stock riesce ad avere uno scatto dallo 0 a 100 in 4,35 secondi ed ha una velocità massima di 162 km orari. Direi davvero niente male per essere una berlina. Credo che si classifichi nella linea, nella categoria berline. Quindi boh, saliamo a bordo e ascoltiamo il sound del mezzuccio. Classicissimo, nulla di che, diciamo. E appunto si classifica nelle berline. Vabbè, per quanto riguarda gli interni sono sempre le solite robe. Per gli interni ci vediamo su GTA 6. Signori, corriamo a modificare il veicolo. Let's go. Allora, i freni li mettiamo al massimo. Paraurti ne abbiamo pochi, a differenza delle scorse volte che ne abbiamo avuti tipo un miliardo. Abbiamo lo splitter basso, basso liscio, tra l'altro con il fatto che sia nero non si vede nulla. Areato, basso areato doppio, in carbonio, punte in carbonio, da gara in carbonio e da gara esteso in carbonio. Allora, vi devo dire, l'auto la vorrei comunque tenere elegante, ecco, quindi non vado ad esagerare mettendo chissà che. Se solo riuscissi a vedere... Diavolo è sto splitter basso areato, non si vede niente. La faccio un attimino bianca, così almeno rende l'idea, perché sennò, regà, cioè non riesco a vedere. Almeno vediamo le modifiche, porca vacca, giusto? Allora, vediamo un po' qual era quello che mi piaceva lì, l'areato. Non è malvagio, dai. Elegante, ma comunque abbastanza sportivo, ci sta, quindi mettiamolo. Mentre per il posteriore abbiamo il verniciato, il diffusore. Non male, diffusore verniciato, compresa d'aria, abbastanza sport, basso diffusore da strada, diffusore da gara, da competizione. Direi di mettere questo qui, dai, con diffusore. Secondo me ci sta. E là invece abbiamo sedili da tuning, a casissimo, ovviamente solo per gli anteriori, non per i posteriori. Da tuning con gabbia, assetto da gara, ok, va bene. Assetto da gara, oppure abbiamo assetto da gara e sedili personalizzati e assetto da competizione. Vi devo dire, non vado a mettere nulla, dato che appunto il veicolo deve essere... Ah, vedi, lì cambia pure il pannello. Però
dato che il veicolo deve essere elegante, comunque non andremo a mettere questa roba qui. Mettiamolo, cioè lasciamolo così base. Motori al massimo, marmitte. Allora abbiamo le bore singole, le bore singole doppie, le bore doppie, le bore doppie cromate, bore oblique in alluminio, oblique cromate, laterale singola, laterale doppia. Questa devo dire che è davvero tanta roba. Laterale frontale doppia. Allora, questa mi ispira. Vi dirò, mi ispira. Non proprio il dio dell'eleganza, se devo essere sincero. Più della tamarraggine. Però il fatto è che dietro lascia i buchi per le marmitte, vedi? Quindi non, no. Se mi chiudeva tutto lì, io mettevo forse le marmitte laterali, nonostante sono un po' too much. Però, dato che mi lascia i buchi dietro, io mi trovo costretto a mettere le bore dietro. Metto qui le bore doppie cromate. Chi si è visto, si è visto. Griglie invece abbiamo le lamelle. Non sono malvagie. Intercooler personalizzato, spruzzatore, logo piccolo, logo grande e doppie ventole. Non mettiamo solamente le lamelle e ci stanno. Cofani abbiamo da gara. Si fa la bombatura, non male. Da gara in carbonio lasciamo perdere. Da tuning, interessante. Da strada, strada carbonio, competizione eviterei. Da strada da gara? What the fuck? Da tuning da gara? Vabbè, comunque, vi dirò, metterei il da tuning. Dai, ci sta. Luci, fari, alloxeno, niente neon ovviamente. Livrea abbiamo la striscia nera. Ci sta, non è troppo. Però, boh, chi lo sa. Striscia centrale bianca. Ubermatch Racing no, Xero Racing no, Atomic nemmeno, Perseus nemmeno, Oak Elite Racing no, CNT, Ubermatch Racing complessa, particolare ma no, Ubermatch Racing complessa alt, ok, Barrage Racing alt, non mettiamo nulla, ok, ho deciso, targhe, ovviamente quella personalizzata, verniciature, qui abbiamo adesso un attimino da giocarci le verniciature, come la vuoi fare quest'auto? Secondo me cadrò su dei colori così, perché guardate che cattiva che è facendo la nera, è troppo, troppo cattiva, ci sta di brutto, ho un argento mezzanotte però... Di recente ho fatto l'auto argento mezzanotte. Cioè l'Audi mi pare che era così, no? Esatto, l'R8 l'ho fatta su una tonalità scura. Però effettivamente quest'auto su che colori la vuoi buttare? Cioè tonalità scura gli donano tutta la vita. Massimo un blu del genere, sai? O un blu così, blu racing. Blu racing, vi dirò, quasi colore da BMW ci potrebbe stare. Voglio vedere un attimino il blu della BMW, eh? Eh sì, il blu della BMW fa tanto blu racing. Vi dirò, blu racing sarà per quest'auto. Let's go. Forse con i perlescenti posso giocarmela un attimino e mettere un attimino una tonalità diversa. Tipo renderlo un po' più chiaro in alcuni punti con... profondo, qualcosa del genere, non lo so, vediamo. Sinceramente lascerei il blu, vi dirò. Blu mezzanotte, non si vede nemmeno, cioè capirai, cambia davvero poco. Blu scuro, forse metterei il blu. Blu? Mettiamo il blu scuro, dai. Secondo me ci sta. Cioè la rende un attimino più scura, più cupa, ci sta come colorazione. Secondario invece cosa vai a modificarmi? Che non vedo differente per il momento. Differente, differenze per il momento è argento ghisa. Boh, poi vediamo perché qui io non vedo differenze. Ah, ecco! Le cuciture! Beh, firma blu, assolutamente. Blu Racing, guardate che roba con le cuciture blu. Tanta roba. Il rivestimento invece? Il rivestimento qui io lo farei bianco tutta la vita, però no. Evitiamo, lo lascerei nero piuttosto. Il fatto è che abbiamo già una buona parte bianca, quindi mettiamolo nero e via. Per quanto riguarda i tettucci, ok, a coste non male, in carbonio, con creste, generatore di vortice. Generatore di vortice doppio, vortice sottile doppio, carbonio. Presa d'aria, attenzione, presa d'aria da gara, portapacchi. Perché no, signori, portapacchi colore 2. Tavola da surf è bellissima. La tavola da surf è la vita, signori. Ma non posso metterla, la tavola da surf. Cioè, boh, signor, cioè, la metterei pure. Ma no, ma non posso mettere la tavola da surf, dai. Anche il portapacchi non ci sta male, nel senso che è un'auto, sto andando in vacanza, tiè. L'auto modalità vacanza. Però gradisco di più il generatore di vortice singolo, che non posso mettere perché singolo è solamente in carbonio. Vabbè, dai, ci sta, si abbina. Mettiamolo così. Minigonne,
da strada colore 1, in carbonio, da gara colore 1, da gara carbonio, no, a late poi rischiamo di essere un po' too much, quindi è da gara massimo, ma neanche, dai, da strada in carbonio, giusto così, una finiturina. Spoiler, sul bagagliaio, non male, sul bagagliaio da gara, ok. Ha detto nel bagagliaio da gara, lip bagagliaio grande, bagagliaio tagliato, alettone su telaio direi di no, alettone grande assolutamente no, metterei questo qui dai, piccolissimo, non si nota nemmeno, ma noi sappiamo che c'è. Strisce parasole, evitiamo, gli diamo un'occhiata ma evitiamo, sospensioni, l'abbasserei al massimo signori, però no, mettiamo le sportive, ok. Trasmissioni al massimo, turbo personalizzato. Ruote, tipo di ruote. Allora, qui una bella ruota riempente, bella larga, bella, bella cattiva. Sarà difficile da scegliere, sai. Sicuro cerchio nero, tutta la vita, ovviamente. Fatemi un attimino colorare il cerchio di nero, così almeno mi dà un'idea. Ok, concave racer, deciso. Cioè, ci stanno benissimo. Pneumatici, ad esempio pneumatici, possiamo mettere le scrittine, ma direi di non metterle. Gomme antiproiettile, sì. E il fumo, lo metterei nero. Finestrini, molto oscurati. E signori, abbiamo finito con le modifiche. Che auto, elegante, sportiva. Che roba, veramente tanta roba di auto. Usciamo fuori e andiamo a provarla immediatamente. Ed eccola qui, bella che modificata, signori. Allora, è completamente diventata un'altra auto. È bellissima. Forse l'unica cosa che non mi convince appieno è il mascherone qui. Non lo so. Però, signori, che roba, che robetta che abbiamo fatto qui. Ripeto, è sportiva ma elegante allo stesso tempo, quindi ci sta, non mi dispiace affatto. Poi il blu, classico colore della BMW, insomma, per far capire che abbiamo la versione, no, più importante a livello di performance. Comunque sia, lei una volta modificata al massimo, così come l'abbiamo modificata noi, riesce ad avere uno scatto dallo 0 a 100 in 3,39 secondi ed ha una velocità massima di 180 km orari. Guadagna quasi un secondo nello scatto dallo 0 a 100 e piglia 18 km orari sulla velocità massima, quindi non male. Detto ciò, io direi di salire a bordo e ascoltiamo il sound una volta modificata. Ci sta, veramente molto aggressiva. Quindi io direi di partire. 3, 2, 1, go. Ok, 4x4. Integrale più che altro. Allora, il controllo sembra già. Sembra che si controlla davvero bene. Sembra avere una buona tenuta. Curva ad alta velocità, già qualcosa la riusciamo un attimino a intravedere così. Però veramente, che controllo, signori. Cioè, guarda tu che roba e che tenuta. Boh, vabbè, buttiamola sull'autostradina della velocità e vediamo come rendono in game le performance. Tutto normale. La portiera aperta è perché sento caldo e quindi sì. Ah, ma lei rimane così, non si chiude nemmeno? Vabbè, aerodinamicità, signori, tutto qui. Allora, questa qui sembrerebbe essere la velocità massima. Vediamo un attimino la reattività del veicolo, anche se è veramente top, signori. Cioè, forse il miglior veicolo del DLC per quanto riguarda la reattività. Cioè, guardate, guardate che roba. No, veramente ottima la manovrabilità del veicolo. Adesso io direi di effettuare il test della frenata. Se solo... eccola, lo sapevo che finiva sempre... finisce sempre così, raga. Una macchina, la devo prendere per forza. Se no, non vado d'accordo con me stesso, capisci? È tipo una mia prassi. Piglio un'auto e sono felice. Dunque, io direi di effettuare un test della frenata in 3, 2, 1, go! Ok, ottimi freni. Vi dirò, mi aspettavo di concludere la frenata oltre l'ombra, invece sono rimasto all'ombra, quindi addirittura meglio delle mie aspettative. Davvero niente male, raga. Davvero, ma davvero niente male. Boh, per quanto riguarda la tenuta, abbiamo visto, vabbè, abbiamo qui una trazione integrale con traction control, madonna control, eccetera eccetera. Quindi figurati se quest'auto qui mi si scompone. Cioè, questa qui è fissa proprio, ma proprio fissa, fissa a terra. Cioè, guarda te, che cavolo di tenuta che ha. La reattività del veicolo, veramente, veramente wow. Direi di effettuare un test della curva ad alta velocità, anche se sembrerebbe già non essere il massimo, difatti. Così che siamo a velocità moderata. No, non ci siamo. Se lasciassi il gas, invece... ok,
Lasciando il gas, vi devo dire che fa senza problemi. Cioè, lasciate il gas e poi riprendete il gas una volta che vi siete inseriti nella curva. Devo dire che ci sta, dai. Curva ad alta velocità promossa al 50%. Cioè, a differenza di altre auto che fanno schifo sia in un modo che in un altro, questa almeno fa schifo solo in un caso. Che poi neanche tanto, alla fine si comporta pure abbastanza bene, va. Facciamo un test del drift, signori, anche se non mi aspetto nulla di che da quest'auto, proprio data la sua tenuta, eccetera, eccetera. Infatti, faccio bene a non aspettarmi nulla, sinceramente, va. Sì, ok, un power slide, ma di drift non se ne parla proprio. Vi dirò, discreta per i power slide, neanche tanto, nella norma in realtà. Ma di drift non se ne parla proprio, non è l'auto adatta. Boh, detto ciò, allora, parlando un attimino del veicolo, conviene acquistarlo, sì o no? Vi dirò, viene venduto a 1.600 arrotondando, ok? Con le modifiche arriviamo a circa 1.800.000, più o meno circa, eccetera, eccetera. Allora, a livello di performance ci sta, è davvero un ottimo veicolo, buona l'accelerazione, buona la velocità massima. Buona la frenata, ottima la tenuta, buon controllo. È davvero un signor veicolo, anche bello esteticamente. Però diciamo che, ecco, la categoria nella quale si va a posizionare, ossia le berline, un po' la va a penalizzare, secondo me, poiché non potrete utilizzarlo magari in gara o in chissà che attività. Quindi sì, lo consiglio magari a chi ha già tanti veicoli e vuole un nuovo veicolo, oppure a un collezionista che li deve avere semplicemente tutti. Non lo consiglio, non perché sia un veicolo brutto, che non si comporta bene, eccetera, eccetera, ma solamente perché effettivamente all'interno del mondo di GT Online non serve. Quindi io direi che per questo video possa essere tutto. Oggi abbiamo acquistato e modificato la Ubermatch Reinhardt. Aspetto di sapere la vostra qui sotto nei commenti in merito al veicolo. Ma come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale. Commentate, condividete, iscrivetevi per non perdervi futuri contenuti. Se avete voglia seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo con un prossimo video. Bella raga!